Allora ragazzi, siamo qui a Dervio sul Como di Lago e andiamo in Val Varrone, cioè andiamo nella leggenda, andiamo in uno dei posti secondo me più belli al mondo, la Val Varrone. La Val Varrone che poi, arrivati su a Premana, si collega scavallando con la Val Sassina o Val Sassina, chiamatela come volete, in realtà è Val Sassina. Dervio, siamo qui sul Como di Lago, abbiamo appena iniziato la salita e la esplorazione della Val Varrone, Val Varrone, leggendaria Val Varrone direi, posto leggendario, mitico. E per andare in Val Varrone si parte qui da Dervio, potete uscire sulla statale 36 da Milano, uscite sul lago di Como, uscita Dervio e praticamente si parte per la Val Varrone. Qui si prende l'autostrada, ecco, potete uscire da qui, destra, e andate qua in Val Varrone. Noi siamo partiti da sotto perché siamo andati a fare un giro all'abbazia di Piona, però potete uscire da qua dall'autostrada, uscite dall'autostrada e subito c'è la deviazione per la Val Varrone, ok? Qui iniziate a vedere dei panorami sulla destra del Como di Lago. Qui guardate che bello, c'è il guardrail completamente rotto, hanno messo per unirlo qua un legno, spettacolo, cose che ho visto fare. Arte. Questa è arte, ragazzi. Guardate, questa è arte, ragazzi. Guarda qui, vedi? Guarda qui, questa è arte, perché è la gente che non riesce a capire che questa è arte, capito? Qua si vede la creatività degli italiani. Questa è arte, perché praticamente quello che ha fatto questo guardrail qui, praticamente ormai penso che sia già morto da 20 anni. E quindi, siccome è tutto spaccato, si utilizzano i legni per unirlo, cosa che vedo fare anche quando si va su per andare in Val Sassina da Pellano. Però è arte, questa è arte, capito? È l'ingegno italiano, capito? Cioè che non è di cambiarlo, sistemarlo, ma metterlo legno, e poi è molto, guarda che bello di qua, perché poi è molto sicuro, giusto, se gli vai contro. Guardate anche qui, completamente distrutto, diciamo che questo guardrail qui forse magari dovrebbe essere fatto, però la vista è meravigliosa. Però il guardrail la parte, la vista è bella, anche perché guarda questo qui completamente spaccato, se ti entra dentro il corpo figati, praticamente te lo trovi nello sterno se vai contro in moto. Però è arte. Oppure anche questo, guarda questo completamente distrutto, guardalo lì, ti si infila nel queste, diciamo che non sono molto a norma, diciamo che i guardrail non sono molto a norma, oserei dire per nulla a norma anche qui guarda. Sì, vabbè, niente, comunque proseguiamo per la Val Varrone, che qui è stato utilizzato il legno, vedi, guarda che bello, avanti. Qua c'è una normale, finalmente dovrebbero, a parte non è la norma neanche questa, perché dovresti mettere sotto la protezione. Adesso tornano, ecco, guarda, i cari guardrail di legno. Guarda qui è stato, guarda l'ingegno italico, di legno, anche qui i pezzi di legno. Cioè praticamente è tutto distrutto. Sì, ma anche dalla parte, diciamo che dalla parte di Pellano salendo, dopo anni, c'era questo guardrail vecchio, stravecchio, che ormai ha, penso che avrà più di 50 anni, perché ancora mi ricordo mi portava mio padre la stazione qui, c'era ancora sto guardrail qua, però dalla parte di là un po' l'hanno sistemato. Va bene, a parte il guardrail che comunque abbiamo visto è opera d'arte, stiamo andando in Val Varrone, che è un posto leggendario, che poi Val Varrone è molto 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 molto, guarda qui sono delle oche molto in piedi, ecco, questa è una zona che le case venendo su di qui non costano tantissimo, qua, a meno che ovviamente magari prendete la vista lago di Como. Se ha la vista lago di Como, qua si vede sotto Dervio, vai, allora c'ha una villa, c'ha una vista fantastica qua, anche qua sulla sinistra c'è una super vista, e
però più avanti, ecco qua. Però se fate un giro andando su di sopra, 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 parlando da Perleno, sì, c'è ancora, passando da Eda, Esino Lario, c'è una vista super incredibile. Perlomeno diciamo che questo guardrail andrebbe rifatto, o se almeno non rifatto, almeno pitturato. Calo, con tutta la gente che c'è a casa, con il reddito di cittadinanza, potrebbero metterlo qua, almeno pitturarlo, e le parti rotte come questa almeno cambiarle. Cioè, mica un fabbro non è che ci mette tanto a sistemartelo, anche se non lo vuoi cambiare, no amico mio, cioè gli dai una bella pitturata nuova. Cioè, per esempio qui non è rotto, giusto? Cioè, qui gli dai una bella pitturata, cambia, cioè, lo pitturi di bianco, no? Cosa dici? Già lo pitturi di bianco, si presenta già meglio. E si presenta già meglio. Poi le parti rotte cambi un fabbro e lo cambi, c'è, cioè, un fabbro, cioè, te lo fa in 15 giorni il lavoro. Ma guarda, guarda che bella vista qua, cioè, guardati il guarrai, cazzo, potresti dargli una pitturata. Vabbè, siamo a Masatele qui, Val Varrone, che poi è meraviglioso qua, guarda. Guardati che vista che c'è sul lago, guarda che meraviglia. Vista qua sul lago e purtroppo anche sui guardrail distrutti. Guardati qua, questo è stato spaccato, guardalo qui. Veramente vomitare. Esatto. Un vero peccato. Peccato. La vista è meravigliosa. Cazzo, cioè, mica, sei in uno dei posti più belli del mondo, se non di più. Cioè, almeno c'è, guardati qui, c'è spaccato e unito con un pezzo di legno. Qua invece è rosso. Vabbè, ma c'è, vabbè. Qua è già meglio, presenta già meglio qua. Vabbè, questo l'hanno pitturato. Vabbè. E poi di lì no. Sì, però non, può, sì. Però non puoi spaccarlo e mettergli un pezzo di legno. Ma non no. Tanto per una questione estetica, è per una questione che se uno gli va contro passa sotto, né? Cioè, non mi sembra che il pezzo di legno sia fatto per tenere una macchina. Già se gli vai contro la macchina con questo, minchia, non so quanto possa tenere. Aspetta un attimo che quelle strade fanno pena. Allora, proseguiamo, andiamo su. Madonna santa. Siamo in Val Varrone, ragazzi. Guarda che bello, guarda che bello, guarda che vista che c'è. Guarda che vista. Riesci a vedere anche un pezzo di Bellagio giù in fondo, quasi. No, non si vede proprio. Avanti. Ok. Aspetta. Che strada un po' penosa. Però è bellissimo quel Val Varrone, c'è una vista. Qui andiamo, allora, qui c'è Vestreno, c'è Tremenico, Pagnozza. Io mi ricordo anni e anni fa, quando ad alcuni venivano da me e mi dicevano, quando ancora non ero Lambrenedetto, ma ero sotto, e dicevano, e io dicevo, vabbè, ti mando su in Val Varrone, ti mando su a Tremenico, ti do la chiesetta a Tremenico. Vabbè, comunque la Val Varrone è anche una valle di funghi, io non la frequento perché non conosco qui, però ho amici che vengono a Val Varrone. L'unico problema della Val Varrone è che, guarda, è molto in piedi, cioè è una valle. Io passo dalla parte di là, poi vado su nella zona di della Val Sassina. Però io avevo un amico che non lo vedo più dalla vita, comunque rimane sempre un grande amico, che lui ha una, che è grande cacciatore, e lui ha una casa qui, lui è di Mandello dell'Arno, mio amico, io lo saluto. E l'ultima volta che sono venuto in Val Varrone sono venuto a trovare lui, e c'è una casa qua che è di Mandello, qui in Val Varrone. Proseguiamo per la Val Varrone con purtroppo questi guarrail un po' rovinati, un po' arrugginiti. La strada non è il massimo. No, direi che fa cagare, non è il massimo. Mamma mia, andrebbe dalla parte di là, l'hanno rifatta per metà, cioè venendo giù da Bellano, andando su in Val Sassina, hanno rifatto metà guardrail fatti bene, e la strada l'hanno rifatta, poi per altra metà non ci siamo. Qui invece stendiamo un vero pietoso anche qua. No, nel senso che andrebbero pitturati, cioè basterebbe pitturarli di bianco, cambierebbe già l'aspetto. Cioè, pitturali, cioè, non sono tutti rotti, sono vecchi, però Vestreno, qua siamo Vestreno, basterebbe pitturarli dove sono
dove sono rovinati come qui, ripeto, c'è pieno di gente che fa il reddito di cittadinanza, piglia un pulmino, no, infatti piglia un pulmino, porta su la gente, la metti qui, oggi mi fate 50 metri, domani altri 50 metri. Io dico, perché lo Stato paga la gente il reddito di cittadinanza, stare a casa a far niente, fagli lavorare, vieni su, toh, qui è spaccato, chiama un fabbro, cioè metti un fabbro e cambialo, cioè non è che è importante, cioè basterebbe un po' di voglia, no? Un po' di impegno. Esatto. Cioè, li metti qua e gli dici, ragazzi, oggi mi fate da qua a 100 metri su. Settimana dopo, giorno dopo, cazzo, in un mese l'ha tutto pitturato. Non è che ci vuole, non è che ci vuole, cavolo, ci vuole, ci vuole un ingegno incredibile. Anche qui strada strettissima, passare veramente fai fatica. Dico bene, amico mio? Sì, sono d'accordo. Cioè, gente a casa, reddito di cittadinanza, cioè gli dai 10 latte al giorno, gli dici, ascolta, fammi da qua là, fammi da qua là, e lo sistemi. Cioè, è chiaro che poi dove rotto devi mandare su un fabbro. E intanto fanno qualcosa. Intanto fanno qualcosa. Perché poi, di per sé il reddito è giusto, perché nessuno va lasciato che muore di fame. Beh, certo. Però, esatto, io dico, esatto. Allora, intanto fossi, cioè, vabbè, ma almeno uno inizia a far qualcosa. Inizia a far qualcosa. Ragazzi, non è che se pittura bene, cioè intanto qui basta che gli dia una pennellata, non è che deve essere pitturato. Qui hanno messo ancora il legno, guarda qua che è spaccato. Cioè, non è che deve essere pitturato, che cioè divinamente, cioè lo pitturi, cioè dici, cioè non è che devo, cioè riuscirei anch'io che non sono un pittore, no? Anche tu, sì. Ti danno in mano la latta e pitturi. Cioè, sono queste piccolezze che comunque cambiano anche l'aspetto. Anche solo pulire la spazzatura. Sì, ma anche per un turista, qua comunque qualche tedesco, olandesi passano su. Cioè, cioè cambia già l'aspetto, hai capito? Sì. Cioè, cambia già meglio, l'aspetto. Cioè, e uno si fa un'idea migliore. Ti vedi un bel guardrail, bello pitturato, brillante, di bianco, pitturalo di grigio. Pitturalo di quel colore che vuoi, pitturalo di marrone, magari sta bene anche marrone, anzi che ti dura anche di più al posto del bianco. Cioè, lo fai di marrone, lo pitturi di marrone, e così è anche meno sporchevole, ti rimane per un po' di anni. Se no, già che c'è il fondo bianco, lo rifai. Per esempio, vedi qua in centro paese, vedi, l'hanno già più pitturato, vedi che qui in centro paese, sì, qua è già meglio. Vedi, già si presenta in una maniera migliore rispetto a avere quella ruggine. Poi la Valvarrone, proseguiamo andando su verso, qui è molto impervio, allora qui sono paesini molto dispersi, diciamo che qui così le case non costano tanto, ragazzi, qua i prezzi che ve le tirano quasi dietro, qui sono prezzi tipo Alta Valsassina. Ecco, per esempio, in questo paesino che noi siamo passati, secondo te qui questi dove abitano, nel bosco o no? Secondo me no. Sì, non abitano nel bosco, effettivamente, no. Dove abitano? Nel deserto. Beh, sì. Sai perché nel deserto? Perché non c'è nessuno. Allora, qua siamo nella leggenda, no? Non scherzare, Valvarrone io la amo, è bellissimo. È proprio perché c'è poca gente, è molto impervia. Allora, io so, i miei amici, sta nebbiando adesso. I miei amici che vengono a Fugno, non è che sta nebbiando, siamo noi che. Allora, i miei amici che vengono, io amo sti colori del qua. Allora, i miei amici che vengono qui a Funghi mi dicono che va la Valvarrone veramente è impegnativa, nel senso che venga, guardati che. Guarda anche qua. No, la Valvarrone è impegnativa, ragazzi, è proprio chiusa in piedi. È molto impegnativa dal punto di vista fisico, perché qua è anche, direi, anche un po' pericolosa, nel senso che comunque, cazzo, qui ci sono pieno di burroni, cioè quasi sei distratto e cadi, no, da qui massima prudenza. Poi no, sta galleria è buia, questa è pericoloso. Allora, qui piove anche dentro. Allora, qui se devi venire in sti posti e girare nei boschi, devi essere del posto, conoscere bene, perché qua basta che ti perdi un attimo, ti trovi due burroni.
qui veramente sono cazzi. Cioè, qua il Barrone è bello in piedi, non è una zona, è molto impervia, quindi eviterei. Mentre la Valsassina è un po' più aperta, ma il Barrone sa proprio, proprio in piedi. Però io amo questo posto, amo questi posti isolati, amo i posti isolati nel bosco. Se, guarda che bello là, guarda la montagna là, guarda che bello. Che bello, bello, eh. Guarda che, guarda che cartolina. Nevata laggiù. Montagna nevata nella Val Barroa. Che bello, ragazzi. Però io amo questi posti, amo questi paesini. Se mi dovessero dire preferisci abitare in quel paesino qui o in centro a Milano, io che sono amante della natura, ti direi abito qua. Tu mi dici Lambre, non c'è nessuno, meglio. E quella è la bellezza. Come quando sono io nel mio culo. Cioè io amo. Però se io prendessi, ecco, una casa, prendessi un appartamento qui, un loculo qui, dove arrivi magari fuori con la macchina, perché io non arrivo con la macchina, mettiamo che ne prendo uno qua, e secondo te, se, perché adesso la gente dice no ma Lambre, ma tu non abiti nel bosco. No, io non abito nel bosco, abito nel deserto, abito. Allora, ma se io qui prendessi un loculo qua, e qui veramente non costa niente, qua veramente te li tirano dentro. Secondo te, se io prendessi un loculo qui, che magari arrivo e riesco a parcheggiare fuori, secondo te io qui abito nel bosco o no? Aspetta. Cioè, se io prendessi, cioè, poi, cioè ammettiamo, ecco, qui siamo in piena Val Barrone, bosco. Se io prendessi con loculo qua sopra, secondo te, sono abito nel bosco oppure dico ragazzi abito nel bosco? Tremenico, ragazzi, bellissimo, 750 metri ecomuseo della Val Barrone, siamo a Tremenico. Ecco, se io prendo qui a Roccoli Lorla, dico, prendo un appartamento qui a Tremenico, uno di questi appartamenti qua, sì, secondo te abito nel bosco o non sono? No, nel bosco? Non abito nel bosco. No, perché c'è la strada. Ah, e vabbè, ma allora quindi che, quindi se, quindi, e allora io abito nel bosco. E andare lì per andare a abitare nel bosco. E appunto, allora io che ho lo culo che non arrivi con la strada, allora abito, sì, nel bosco. Sì, se non arrivi con la strada, sì. Non arrivo, quindi questo non abita nel bosco? No, 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 no. Per nulla? Non abita nel bosco. No, perché accanto c'è altre case, c'è una strada, ci avrà qualche negozietto, quindi non vive nel bosco. Non abita nel bosco. Però se tu ti butti a piedi, allora, cioè, allora quelle, qui, quella, qui sì. Quelle 10 case lì nel bosco non abitano nel bosco, secondo me. Dipende se hanno la strada o no. La strada arrivi. E allora non abitano nel bosco. Bravi. Abitano circondati dal bosco, ah, ma non abitano nel bosco. Anche questi. Cioè, questo il cimitero è circondato dal bosco. È circondato dal bosco, ma non è nel bosco. No, no, è perché questo è nel bosco. Con tutto rispetto. Sì, in questo caso sì. Perché, esatto, perché il concetto. Quindi se prendo un appartamento qui dico ragazzi vado a vivere nel bosco, ma non vivo nel bosco. Perché non deve, cioè abitare nel bosco non deve avere nessuno da parte, giusto? Esatto. Oh, che meraviglia, guardate qua che bello, ragazzi. Fiume. Guardate che roba qui. E qua dove sei? Nel fiume o nel bosco? Non nel ruscello sei? È un ruscello, un torrentello nel bosco. Strada un po' qui fa un po' pena la strada. E qua mi sa che arrivano giù. Quando piove qui, le nere. Val Barrone è leggendario, ragazzi. Tremenico. Mi ricordo sempre quando dicevo alla gente, ti do la parrocchia sopra in Tremenico, ti faccio fare il chirichetto sopra a Tremenico. Val Barrone, che meraviglia, ragazzi, la Val Barrone, che spettacolo. Qui c'è stata una piccola frana. Mamma mia, che strade. Vediamo un po' impervi. Il Guarrai continua a essere... Bene, adesso facciamo l'ultima frazione. Ragazzi, ma siamo nella leggenda qua. Siamo qui. Ah, che bello, guarda qui. Eccoci qui. Guarda qua, questi dove abitano? Questi abitano, come dicevo prima, nel deserto, non ce ne questi, sono. Questi abitano molto isolati. Molto isolati. Molto isolati. Abitano, ne avevo molto, visto uno molto, prima molto, che viveva nel bosco, l'avevo visto sì, prima, abitano molto salendo, molto isolati, direi. Abitano molto isolati, diciamo, ma non abitano nel bosco. No, non abitano nel bosco. No. Avano, comune di Val Barrone. Siamo ad Avano. Ragazzi, ma Val Barrone è tanta roba, eh. È tanta roba la Val Barrone.
Beh, sicuramente abitano, è che qui viene scuro molto presto, che con questa montagna qua davanti penso che qui alle 2 di pomeriggio già non c'è più il sole. Devo dire che allora questi qui abitano sicuramente non in un posto inquinato, diciamo che questo qui è sicuro. Diciamo che qui hanno una buona, abitano in mezzo alla natura. No, dai, non mi dire che questi non abitano nel bosco, secondo me questi qua sotto no, abitano in questo qui comunità. Cos'è? È il bosco. Allora qui sì, è un borgo nel bosco. Qua ci sono le api. Questo è un borgo nel bosco, non si può dire che qua si non ha un borgo nel bosco. Minchia. Qui l'importante è che non troviamo un'altra macchina, perché sennò qui sono dolori passare in due. Ok. Oh ragazzi, Valvarone è tanta roba, vi sto portando nella leggenda. Candelotti allora, di ghiaccio, prima volta che vedo sto cartello. Vuol dire che qui sono dolori. Che si fa? Ah beh, qua sopra, minchia. Qui devi stare attento perché arriviamo giù con i sassi. Zona non molto bella, non è neanche riparata, guarda qui, mamma mia, andiamo via veloci perché che è la cassa addosso. Allora qui se c'è una frana t'ammazzi. No, qui andiamo via ragazzi. E poi guarda, cioè qua se uno cade andiamo veloce. Veloce perché qui sopra non mi piace, qui ci sono delle pareti con rocce che in effetti anche io ho un po' di paura, un po' di paura ce l'ho, mamma mia qua sotto, guarda che roba, porco cari, andiamo in questa galleria, metti fare. Aspetta, non si vede un cazzo, piove pure dentro, mamma mia che roba, vado a vedere. Questa zona qui è anche porosa, sembra una zona, mamma mia, guarda che roba, fai vedere su in alto, mamma mia. Qui è, adesso noi siamo nel bosco. Qui siamo veramente, qui. Ma qua è peggio, qua siamo. Qui qualcuno è uscito e visto hanno messo, guarda qui, spaccato tutto. Mamma mia. Qui hanno messo. Lì qualcuno è uscito e hanno messo i legni. E se lì vai contro, ciao. Minchia. Cazzo. Quella zona lì non mi piace per niente. Lì qualcuno è uscito spaccato. Hanno messo il guarrai di legno. Sì, che se esci, vai sotto e ci resti. Comunque è molto pericoloso. Qua se sbagli e cadi, mamma mia, sei morto. Qui la strada fa vomitare che sono cazzo. Mamma mia. Andiamo via da qua perché qua non mi piace per niente. Via veloce perché crede. Questo è pericoloso anche no, per no, no, lì è una cioè, zona. Cioè, ho paura io. No, lì è una zona da babaica. Lì se piove meglio non passare perché qualche sassata da arriva giù. Questi nel bosco. Questi sì. Però c'è la strada, però abitano nel bosco. Voi che dite, ragazzi, vivono nel bosco o no? Beh, no. Allora, qui bisogna. No, questi vabbè, vivono. Se non è no, vabbè, adesso. Questi vivono nel bosco, dai. Questi vivono. Questi sono nel bosco. Non sai dov'è che vivono? Vivono in un posto pericoloso. No, vabbè, diciamo che qui è meglio non fare quel pezzo lì di strada quando piove. Quando piove non sarai molto, molto. Cioè già, mica, pensa a farlo di sera che piove, ciao. Ma sono belli. Ma io amo qua. Oh, ha nevicato là sopra, una spruzzatina è arrivata. Che bello qua, Valvarrone, ragazzi. Tanta roba. Leggenda, siamo nella leggenda. Ti piace? Sì. Tanta roba qui. Siamo nella leggenda. Abiteresti qua? Neanche se mi paghi. La Madonna! Allora, dipende. Per viverci? Io sì. Ma qui non c'è nessuno. Quella è la cosa. Sì, bella. Ma se tu scendi e piove ti ammazzi. Mamma mia. Mamma mia. Allora, sei proprio uno da città, Allora. Sei proprio uno da città, non sei d'avventura. Allora, no, allora questo il posto è bello, il posto è bellissimo. Il mio habitat naturale. Il posto qua è bellissimo. No, allora. Però ragazzi, io ho paura. Allora, se c'è una frana e piove e tu allora, abiti lì. Allora, io sono amante del bosco, roba. Io ti dico no, allora ti dico anch'io. La Valvarrone, ok, passarci, ma abitarci credo di no, perché ti spiego. È molto in piedi, cioè io amo andare nei boschi. E poi qui la sera non c'è illuminazione. No, vabbè, quello me ne frega niente, anche nell'oculo mio non c'è illuminazione. Allora, il problema di qui è solo questo. Valvarrone è in piedi, guarda che burroni che ci sono. Cioè, è veramente orco cane. Qui non andrei a funghi con te. Qua non andrei a funghi con te neanche se mi dai 10.000 euro. Allora, qui è troppo pericoloso. No, qui è in piedi. Il problema è che qui è in piedi. Cioè, il problema di qui è che è in piedi. Cioè,
cioè qui non è che puoi farti una gran passeggiata, cioè guarda che zone, cazzo, cioè a parte che le strade fanno un po' vomitare, ma quello è il minimo, cioè però qui è troppo in piedi, cazzo vai. Sì, poi ci sono delle zone magari dove puoi farti, però Valvarrone è famosa per essere comunque molto impervia, è un po' anche, orco cane, io non vado, c'ho degli amici che per esempio vanno in Valgerola, in Valtellina, e mi dicono che anche là è molto in piedi, molto impervia, adesso non la conosco, non vorrei dire una cretinata, però Valvarrone che la conosco è in piedi, e quindi, cioè, è vero che andare nei boschi fai fatica, però qua siamo a pendenze molto 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 ampie, la Valsassina è un po' più dolce, diciamo, un po' più pianeggiante, anche perché poi la Valsassina è appena qua dietro, quindi, cioè, se devo scegliere preferisco stare in una zona, diciamo, boschiva ma un po' più dolce, ecco, guarda la montagna è già un po' più dolce, vedi? Cioè dolce intendo che non è così ripida, cioè, che poi ormai siamo arrivati, perché fra un po' arriviamo in Valsassina, quindi anche perché poi se vai a vedere dalla parte di là non c'è una casa, guardati di là, e dalla parte di qua, a parte qualche piccola frazione, questo è uno con la moglie, però a parte qualche piccola frazione qui ci abita poco nessuno, alcune magari sono anche seconde case, cioè diciamo che è molto impervia la Valvarrone, è bella da passarci, però per esempio se tu vai più avanti arrivi in Valsassina, minchia, qua veramente poi ogni volta che trovi qualcuno, ciao, per fortuna che questo è piccolo di macchina, cioè se vai avanti qui arrivi Corteno, però vedi l'arte qui del rifacimento lì con i legni, è da apprezzare l'ingegno, dai, è da apprezzare l'ingegno, sì, è da apprezzare l'ingegno. Adesso la strada forse è buona, ok, vabbè, ormai non manca tanto alla fine della Valvarrone e poi ci colleghiamo con la Valsassina, arriviamo un po' avanti, proseguiamo, vabbè, a me abbiamo fatto 30, facciamo 31, no, questi vivono nel bosco, no, questi camminano nella strada, nella strada da parte al sulla bosco, sulla strada nel bosco, io direi. Io direi basta, ormai va bene, abbiamo fatto praticamente tutta. Un carissimo saluto, ragazzi, dalla mitica Valvarrona. Valvarrone. Ah, questo abita nel bosco. Questo abita nel bosco. Ah, ok. Un saluto dalla mitica Valvarrone. Ciao, ragazzi.